Rocchetta Nervina è un piccolo paesino, un borgo medievale, tutto in pietra, risale al Medioevo, intorno alle prime, se hanno le prime notizie in qualche atto notarile, intorno al 1100, tra il 1000 e il 1100. Sicuramente ha conservato l'impianto originario nonostante tutta la zona aggiunta, questa dalla parte di Viale Rimembranza appena arrivati, però il borgo ha conservato le caratteristiche che aveva. Si vedono ancora gli impianti delle porte in entrata e in uscita, la parte più vecchia, quella della Rocca. Le case della parte più vecchia verso sud sono delle case torri, quindi con dei muri molto alti, e poi ci sono due ponti e due torrenti, tra l'altro, quindi un ponte romanico molto antico, e l'altro ponte risale probabilmente alla fine dell'Ottocento. Ed è molto particolare perché è stato fatto un po' per buona volontà dagli abitanti, che si erano un po' stufati di dover fare tutto il giro per andare dall'altra parte, e prima dovevano aggirare praticamente il paese, poi così in una serata molto allegra hanno deciso, erano abbastanza ubriachi per poter tornare a casa e rifare il giro, hanno deciso che forse era meglio fare un ponte, e così è nato questo, una specie di gag. Ci sono due torrenti che confluiscono uno nell'altro alla fine del paese, e il torrente principale è il Barbaire, quello più grande con più acqua, ed è quello che forma il canyon e i laghetti che sono un po' famosi ormai un po' dovunque. L'altro è il più piccolo, è Loggia, ha meno acque ed è altrettanto carino anche se è meno conosciuto, e quindi diciamo che è un po' quello riservato agli abitanti. Oggi a Rocchetta è stato presentato questo libro, La Magnifica Invenzione. Parla dei primi scatti fotografici che sono stati fatti nella Val Nervia, quindi in tutti i paesini anche a Rocchetta. E soprattutto è stata una ricerca sui pittori che hanno, sui fotografi che hanno operato in questa zona. Le ricerche sono state fatte, sono tutte ricerche di archivio, e qualcuno anche da privati, quindi diciamo che in tutti i paesi ci sono 4 o 5 volontari, si sono attivati a cercare tra i privati e tutte le foto risalenti ai primi periodi del Novecento, e molte sono state reperite anche nei vari archivi, soprattutto a Bordighera. E il volume è stato voluto dall'Istituto di Studi Liguri, e i due autori sono della Vallata, praticamente di Apricale e di Pigna, sono degli amici, e quindi abbiamo tutti collaborato molto volentieri, e l'opera che ne è uscita è davvero molto bella, soprattutto molto stimolante, e così fa affiorare dei momenti di vita passati, sembrano lontanissimi nonostante poi non siano così tanti anni, ma cioè, ci dà la dimensione di quanto siano cambiati i nostri borghi e anche di quanto sia cambiata la fotografia, perché in realtà ci fa un po' sorridere vedere queste foto ora che siamo abituati alle nostre, a quelle che facciamo con grande facilità ora, a pensare a tutta la fatica e al lavoro che c'è dietro. Però il risultato diciamo che è notevole. Io sono proprietario del Bed & Breakfast L'Antica Macina, situato a 1 chilometro da Rocchetta Nervina. Siamo aperti da maggio a ottobre, su prenotazioni anche in altri mesi dell'anno. Diamo un bel servizio con camere matrimoniali, prima colazione, siamo in mezzo al verde, sommersi dagli uliveti. E siete bene accetti anche con animali, e quando volete venire noi siamo qua a Rocchetta Nervina. Oggi facciamo la 10ª edizione del concorso di pittura di Rocchetta Nervina. Ogni anno abbiamo tanti pittori che arrivano da Torino, da Imperia, che sono anche di pitture locali del villaggio della Val Nervia. Quest'anno peccato che la giornata si fa insieme
il concorso che si fa a Cervo, e per quello che quest'anno abbiamo un po' meno di pittore. Com'è stata l'estate 2017? È stata bella, impegnativa, piena di eventi, a partire dalle varie sagre che si fanno all'interno della nostra comunità, il Festival delle Fiabe che quest'anno è arrivata alla 15ª edizione e ha portato in 3 serate all'incirca 8.000 persone a visionare. E quest'anno la manifestazione era sull'apprendista stregone e poi concludiamo le nostre sagre con la classica festa che è il 2 settembre, festa patronale o festin, e abbiamo questi 2 giorni impegnativi a livello sia di organizzazione che fisici, e abbiamo concluso con questa novità per quest'anno per Rocchetta, che è una corsa trail all'interno dei nostri sentieri con partenza e arrivo nel paese. Il nostro borgo è piccolino, conosciuto per i laghetti, per i sentieri che ci sono, per la quiete e la tranquillità, un gran bel posto da venire a vedere. Lo sponsorizzo, spero che questo aiuti a portare ancora altra gente a vedere il nostro piccolo paese, che è una gemma della Liguria come tante altre. Quanto hai impiegato a fare il tuo percorso? Il tempo 27 minuti e 20 secondi. Come era tracciato? No, il tracciato molto bello, molto caratteristico del luogo, molto ben pulito. No, davvero una bella manifestazione, e sicuramente prenderà piede nei prossimi anni, perché con un percorso così chi lo fa ne parla più che volentieri bene. La seconda gara che fai oggi? Sì, ho fatto stamattina una gara di beneficenza a Baiardo, a Run for Apeiron, che sono una serie di manifestazioni per le donne nepalesi. E nulla, stasera ci sarà poi la corsa a Bussana, dopo di questa tra un'ora e nulla. Meglio andare in bicicletta. Dura, però dai, bella corsa, organizzata bene, sentieri puliti, ben tracciati, complimenti all'organizzazione, veramente, bravissimo. Chi viene a Rocchetta Nervina può venire a trovare noi qui alla Pecora Nera. Abbiamo camere, abbiamo il ristorante, le nostre specialità sono la capra e fagioli, il coniglio alla ligure, il cinghiale, i ravioli fatti a mano col pessigo di Rocchetta. Vi aspettiamo quindi tutti alla Pecora Nera, e siamo a più o meno 13 km dal mare, nella zona della Val Nervia, e siamo qui, vi aspettiamo. Io inviterei tutti a venire così a fare un giro nella nostra valle, che tra l'altro è davvero molto bella, nel mio paese, perché sì, perché è il mio paese del cuore, perché ci abito da sempre. E poi perché stiamo tentando anche di tenerlo, direi anche con successo, di tenerlo molto vivo, molto vivace, molto frizzante, pieno di iniziative, di cose. Sicuramente non è un paese triste, ecco. E quindi siamo anche molto festaioli, si sente dalla musica di sottofondo. E così amiamo molto vederci, stare insieme, fare festa. Direi che piccolo com'è, abbiamo 2 sale insonorizzate per fase musica, con tantissimi che suonano, che cantano o comunque si dedicano a cose artistiche. Quindi già questo è un sinonimo di vitalità, e poi i ragazzi si danno anche molto da fare, e questo, cioè, questa è una cosa molto, davvero molto, molto piacevole, il fatto che le nuove generazioni si diano da fare, lavorino per conservare le cose, per rinnovarle, per fare. E quindi dai, veniteci a trovare e facciamo festa insieme.